e se vedi la tua azienda che continua ad andare avanti, hai detto ho fatto un qualcosa per qualcuno, è una gratificazione enorme. Sono Roberto Del Soglio. Io praticamente sono da quando sono ragazzino che allevavo per piemontese. Con i miei figli è la quarta generazione, con i nipoti è la quinta generazione che alleviamo per piemontese. Alessandro il più vecchio, Daniele il secondo e Valeria la terza. E si sono fermati tutti e tre in azienda. E per me è una soddisfazione immensa perché vedi il futuro dell'azienda. Perché l'azienda, se ci sono i giovani dietro, ha un proseguo. Noi abbiamo puntato tutto sulla qualità. L'alimentazione base dei nostri animali, specialmente l'ingrasso, è costituito da fieno. Poi giustamente ci sono i cereali per l'ingrasso. La nostra giornata tipo parte al mattino verso le 6:30. Prima cosa devi controllare quando scendi che gli animali siano tutti in salute e tutto bene. Poi da lì si inizia l'alimentazione in generale. Poi dopo finito lì ci sono anche tutto il lavoro nei campi, perché bisogna anche gestire tutta la campagna, il lavoro è molto, molto impegnativo. Il grosso impegno è più che tutto lungo il giorno e la notte, perché con le fattrici di notte bisogna scendere. Il parto va il numero uno, ma va curato tantissimo, perché se ci sei hai, come dire, molto meno problemi sulla nascita, perché per un piccolissimo problema, se non ci sei, puoi perdere i vitellini. Con questa tecnologia abbiamo il grossissimo vantaggio che si scende solo più al momento del parto. Prima invece cosa facevi in dire per tentativi? Magari pensavi che la vacca partorisse a una certa ora, scendevi giù un'ora prima, poi dopo riscendevi giù di nuovo, dopo magari la vacca per 2-3 giorni non partoriva ancora. Invece con questo sistema, quando scendi sei sicuro nel giro di 2-3 ore che partorisce. Gli animali per partorire tante volte seguono anche la luna. In luna calante partorisce leggermente in più. La nostra azienda è da anni e anni, cioè da quando c'era già mio papà, che partecipa alle varie fiere, mostre, e lì quando ti trovi sulle mostre, sulle varie fiere, vedi i risultati della tua azienda, e sei confrontati, sei lavorato bene, più o meno. Insomma.